Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Aumentate le sanzioni pecuniarie. Luigi Monfredi. Nello schema di decreto legislativo che corregge e integra il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro viene confermato l'arresto per il datore di lavoro che ignora la valutazione del rischio proprio nelle aziende considerate a rischio rilevante, mentre le sanzioni pecuniarie saranno aumentate del 50% rispetto a quelle previste dalla legge 626 del 94. Previste anche tutele e formazione specifiche per i lavoratori atipici e flessibili. Attenzione dunque puntata anche sulla formazione dei lavoratori in materia di sicurezza. Il testo di questo provvedimento resta aperto, ha detto il ministro Sacconi, e partirà subito il confronto con le parti sociali. Per Epifani della CGIL le modifiche apportate sono un grave errore. La risposta arriva dal ministro Sacconi in conferenza stampa. Ricordo che il decreto correttivo doverosamente si realizza nell'ambito della legge delega prodotta dal governo Prodi, e quindi si tratta di correzioni coerenti con i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega. Nel testo ci sarà pure un rafforzamento del ruolo dell'INAIL. Tra le altre novità previste, le università, in particolare le facoltà di ingegneria, potrebbero certificare i modelli organizzativi e gestionali. Dopo il via libera al decreto si aprirà dunque il confronto con le parti sociali. Il testo quindi passerà all'esame della conferenza Stato-Regioni e delle commissioni parlamentari per poi tornare all'esame del governo per il varo definitivo.